Salve, sono Anna Quinci, portavoce del Comitato Cittadino per la tutela e la riqualificazione del Porto Canale. Il Comitato vuole porre l'attenzione sul degrado e lo stato di abbandono in cui versa il fiume Mazzaro e l'intera area portuale. Il recupero e la valorizzazione del fiume e del Porto Canale passano attraverso il dragaggio e lo sversamento dei fanghi nei siti appropriati e con le modalità di legge. La domanda che ci poniamo è: perché non si procede al dragaggio del Porto Canale? Sappiamo che c'è un progetto, c'è un primo finanziamento, è già stata espletata la gara di appalto per avviare il dragaggio e nonostante ciò perdura da anni una situazione di stallo. Evidentemente c'è qualche ostacolo che impedisce l'avvio dei lavori. Ma quale? È una prima indicazione e ce lo può dare il provvedimento emanato il 24 novembre scorso dalla Regione Sicilia, Assessorato Territorio ed Ambiente, dove si autorizza sì il dragaggio del porto, ma si vieta lo sversamento dei fanghi in colmata B. Il documento di cui vi parlo è questo, il provvedimento. Scusate. Dove si legge, nero su bianco, dell'impossibilità di sversare i fanghi in colmata, ve ne leggo la parte più importante. In merito all'intervento di cui in oggetto si ritiene, fatti salvi gli interventi di mitigazione previsti, di autorizzare l'attività di dragaggio del porto di Mazzara del Vallo, secondo le modalità e per le quantità indicate in progetto. Si ritiene altresì, però, di non autorizzare il collocamento dei materiali dragati nella colmata B. Il materiale dragato, a seguito di opportune verifiche, secondo un piano di monitoraggio da concordare con ARPA e previo necessario trattamento, dovrà essere inviato, secondo i livelli di inquinanti presenti, presso siti di smaltimento autorizzati. E quindi la decisione, come si legge in questo documento, di evitare di gettare i fanghi in colmata B appare condivisibile per tante ragioni. In primo luogo il rischio di inquinamento del mare di Tonnarella e il danneggiamento di un ecosistema naturale che si è venuto a creare per caso, sì, però di elevata produttività biologica, non come ha più volte scritto l'ISPRA, che è il massimo istituto nazionale per la ricerca ambientale dipendente da questo stesso ministero, cioè il Ministero dell'Ambiente. Nonostante ciò, però, l'amministrazione comunale sembra voler ad oltranza lo sversamento dei fanghi in colmata. E allora noi ci chiediamo, perché ci si ostina a perseguire quello che è a nostro avviso un accanimento, un'insistenza che appare irricepibile ed insostenibile e che sta causando semplicemente il blocco dell'escavazione? Un famoso politico italiano diceva che a pensar male si fa peccato, sì, però spesso ci si azzecca. E allora noi ci chiediamo, non è che c'è qualche interesse a riempire di fango la colmata B, che in questo modo potrebbe diventare un'area utilizzabile per scopi e progetti di cui però la cittadinanza è ignara? Vogliamo sapere il perché di questa situazione che non permette alla nostra città di fare passi in avanti. Ed un primo gesto di chiarezza l'amministrazione potrebbe farlo mettendo a disposizione della cittadinanza tutta tutti gli atti e i documenti che nel corso degli anni sono stati prodotti sulla questione dragaggio. Noi chiediamo a gran voce all'amministrazione comunale, a tutti gli enti proposti e a chi di competenza di attivarsi ed iniziare a lavorare proficuamente affinché si realizzi un radicale e risolutivo intervento per la riqualificazione del Porto Canale. Vogliamo pensare e progettare in grande, espandere i nostri confini, perché a noi piace pensare ad una città che sappia rilanciare la propria economia, il proprio porto, creare un sistema di imprese rivolte al turismo, un'economia che vada ben oltre il tradizionale settore della pesca, che seppur importante a Mazzara del Vallo, oggi però non è più predominante. I mazzaresi hanno bisogno di chiarezza e vogliono essere informati e vogliono trovare lo spazio per un confronto democratico con chi li rappresenta.